Val di Susa, un giro per vedere al cantiere com'è la situazione, il movimento notevole, alta Beh, velocità. la vicenda insomma la seguo da tempo, non in maniera così diretta, questa è la mia prima volta qua. Una grande impressione così a sensazione, a parte dell'avanzamento dei lavori, del cantiere, è che qui mi sembra veramente molto molto difficile perdere la battaglia che è stata intrapresa tanti anni fa, perché c'è una compattezza e un senso di lotta veramente diverso da qualsiasi forma di lotta a cui siamo abituati o comunque abbastanza assuefatti. Qui c'è qualcosa di diverso, lo percepivo da casa o comunque leggendo, ma una volta che vieni qua c'è proprio la sensazione che sarà dura. Per loro, dico. Ma io era da un po' che non venivo e l'ultima volta che ero venuto, che ero andato al cantiere, non era ancora così Avanzato. sviluppato, avanzato. Ha fatto un po' impressione, devo dire, onestamente. Sarà un pensiero un po' rozzo, però non posso non pensare a tutti i soldi che ci vogliono per quella roba lì, e non posso non pensare a tutti i soldi che Che ci ci vorrebbero per vorrebbero. fare altro, insomma, scusami, sono un po'. E allora, boh, insomma, però sono contento di aver visto, di essere arrivato al punto dove so che spesso si cena di fronte al cantiere, si fanno gli aperitivi, perché secondo me è importante comunque anche tenere un aspetto ludico, nel senso nobile del termine, di questa cosa, e dimostrare con semplicità che anche solo stando lì fisicamente a bersi un bicchiere di vino, che comunque sei contro quella roba che ti sta davanti, ecco. Oggi parlavamo in macchina poi di quanto è necessario poi in un'epoca in cui l'informazione e la comunicazione è così rapida, ma non per questo efficace, nel senso che poi la rapidità senza approfondimento non ha nessuno scopo, anzi magari ce l'ha inverso. Se ci fosse un'informazione sul campo che riuscisse a liberarsi dal pregiudizio da qualsiasi parte lo si prenda, probabilmente questa lotta qua assumerebbe realmente i toni che ha per tutti, anche per chi pensa che Notav è Molotov o quello che è, cioè pensano solo questo. No? Ne parlavamo oggi, No, sì, io tu l'hai penso. chiamata informazione Cioè, anglosassone, non no, so a se cosa ti fosse. riferissi. No, se non sto dicendo informazione, vuol dire militante No, o no, cioè comunque. lucida, No, lotta. anche, come dire, militante, ma assolutamente legittima. Dico solo un'informazione un po' british, no? Magari Meno no. superficiale, ma secondo me le persone avrebbero già sposato a causa di Valsusini a livello nazionale già da tempo, perché in un momento come questo, dove la gente veramente fa fatica a tirare a campare, cioè fare una roba così, che semplicemente per una questione di principio, alla fine, per dimostrare che sei in grado di fare quello che vuoi.